se mi permette, io accolgo molto volentieri la proposta della Banca di Credito Cooperativo di Piero Di Sacco, che ringrazio, come ringrazio personalmente anche per la sensibilità e l'attenzione che ha sempre avuto anche verso la nostra città, l'amico Gianni Benetello, che è stato un faro, diciamo così, per noi. Ho accettato ben molto volentieri quest'idea di proporre un confronto tra il catasto napoleonico, il catasto che è il primo catasto moderno in assoluto, che rappresenta una novità che poi è stata seguita nei 200 anni successivi, e la situazione attuale, illustrata attraverso le immagini di un bravo fotografo che tra poco sentirete. Ho accolto molto volentieri questa proposta perché credo che la riflessione sulle trasformazioni che sono avvenute in questi 200 anni, 1808 parliamo, inizio 800, inizio 2000, sono trasformazioni molto importanti, molto grosse per la città, e credo che la conoscenza di una città si faccia, nasca, trovi sostegno nel confronto tra quello che è ieri e oggi e nella riflessione sui cambiamenti che sono intervenuti. Noi tutti abbiamo, anch'io, una percezione della città. È una percezione che però è diversa da quella che può avere un ventenne, o è diversa da quello che aveva mio padre, o da quella ancora che aveva mio nonno. Questo vuol dire che la percezione della città cambia in base alla cultura, cambia in base alle esperienze personali, si trasforma nelle generazioni, nel tempo, a volte anche nell'arco della vita, spesso anche nell'arco della vita di una persona. Quindi come ancorare questa percezione della città a qualche riferimento? Ecco, io credo che il catasto napoleonico, Questo strumento creato dai napoleonici, abbiamo detto per fini fiscali, che però per noi due secoli dopo diventa un preziosissimo riferimento dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della conoscenza della società di Chioggia e del suo territorio. Quindi questo costituisce un riferimento. E vengo alla domanda che mi ha fatto. Ecco, il catasto napoleonico è formato da due strumenti fondamentali. La mappa, che è una rappresentazione geometrica scientifica, e il sommarione, che non è altro che un registrone nel quale vengono segnati a ogni particella in cui è diviso il territorio, viene indicato il proprietario o i proprietari, il toponimo, il posto dove si trova, viene indicata il tipo di utilizzo di questa particella, che possono essere beni territoriali, agrari, o beni o case, o nel nostro caso valli di laguna. E viene anche indicata la grandezza, e quindi è uno strumento per una fotografia scientifica di quella che era la situazione di Chioggia 200 anni fa. Allora, cosa salta fuori da questo catasto e in particolare dal sommarione? Io ho scelto di affrontare la conoscenza della città attraverso le mappe, ma soprattutto portandole attraverso il sommarione. Perché il sommarione ci fa capire chi erano i proprietari, ci fa capire che tipo di attività, che tipo di utilizzo avevano i beni che venivano indicati. Io sono partito, qualcuno si ricorderà, nel 2003, quando abbiamo fatto il volume Chioggia e il suo territorio, e ho parlato di Chioggia come microcosmo, che aveva al suo interno tre microcosmi. Cioè aveva una realtà che Chioggia, centro storico, una città
molto significativa, molto particolare, aveva sottomarina, altro elemento fondante della nostra comunità e peculiare, diversa da quella che può essere Chioggia, e aveva il territorio, e accomunava nel territorio le varie frazioni che ci possono essere. Attraverso l'analisi del sommarione e del catasto napoleonico, noi ci accorgiamo che non abbiamo solo 3 microcosmi, ma che abbiamo 5 microcosmi. Cioè la realtà